monitoraggio di un intervento di ripristino ambientale prevede diverse attività, molteplici attività. La principale, o meglio, prima di tutto ovviamente si verifica l'efficacia delle misure messe in atto, cioè un controllo puntuale di tutte le misure che vengono realizzate. E in questo caso abbiamo un monitoraggio in continuo della portata immessa dal fiume Sile in laguna attraverso delle sonde, quindi sappiamo in tempo reale e in continuo la portata immessa. E visto che l'obiettivo è ripristinare il gradiente salino, ovvero ridurre la salinità dell'acqua in questa zona, abbiamo anche tre sonde agganciate a delle boe che misurano anche queste in continuo e in tempo reale la salinità all'interno dell'area. E questo prevede diverse attività di monitoraggio, sia della parte della vegetazione, sia barenale, quindi sia della vegetazione emersa, sia della vegetazione sommersa, e della qualità dell'acqua. Qualità dell'acqua vuol dire si monitora oltre alla salinità anche la trasparenza, la temperatura, la concentrazione di nutrienti, di carbonio, e sia nell'acqua sia essendo questi fondali molto molto bassi, anche molto importante la qualità del sedimento, quindi gli stessi parametri vengono monitorati anche nel sedimento. Un'altra linea di monitoraggio è vedere come poi le specie ittiche e avifauna e bentoniche ripopolano l'ambiente, quindi come la modifica dell'habitat ha una ripercussione, ovviamente ci aspettiamo positiva, sulla quantità, qualità e biodiversità delle specie che popolano questo ambiente. Adesso abbiamo appena completato un'azione di pesca, di monitoraggio scientifico della fauna ittica dei bassi fondali lagunari. Il tipo di monitoraggio che abbiamo appena condotto è stato effettuato con una rete a maglia fitta, in modo da campionare l'intera comunità ittica dei bassi fondali. Il progetto mira a rendere le acque di quest'area interna della laguna di Venezia più dolci e quindi ripristinare l'habitat chiamato di transizione che ospita tipicamente delle comunità di pesci molto ben caratterizzate e per certi versi esclusive di questi habitat. Il progetto viene svolto dentro a una ZPS, quindi dentro a una zona particolarmente vocata e protetta proprio per l'avifauna. Oggi c'è fortemente bisogno di acqua dolce all'interno della laguna e quindi sfondare un po' il muro che ha impedito questa cosa per secoli ormai è il principale motivo del progetto. Nonostante che siamo proprio nella fase iniziale, ci sono già dei cambiamenti che sono stati osservati. La Laguna di Venezia è in assoluto la zona umida più importante d'Italia come numero di presenze, sia di presenze svernanti che in misura minore forse, ma sempre molto importante per l'avifauna nidificante. Inoltre, durante il periodo di migrazione è praticamente un punto di sosta strategico per tutte le popolazioni del nord Europa che vengono a svernare in Mediterraneo o in Africa. La portata immessa dal fiume Sile in laguna è stata incrementata dai 300 litri iniziali a maggio 2020 fino alla portata di regime di 1000 litri al secondo a febbraio 2021. E di conseguenza la salinità nell'area è già scesa in modo molto rilevante, con un valore medio sotto ai 15 su un'area di oltre 25 ettari. Mentre più tempo ci vorrà perché il sistema reagisca alle variazioni dell'habitat, quindi perché il canneto cresca e si sviluppi pienamente e le specie acquatiche, sia acquatiche sia di avifauna, ripopolino l'ambiente.